Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di pasta con pomodori secchi, mandorle e olive. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, acqua, olio evo, pomodori secchi, capperi, olive, mandorle, aceto balsamico, prezzemolo, scaglie di parmigiano, sale, pepe, basilico e origano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e le mandorle. Ed azioniamo il bimby per 7 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pomodori secchi, l'olio, l'aceto balsamico, il sale. E il pepe. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 4. Trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, aggiungiamo il sale, l'acqua. Portiamo a ebollizione per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo aggiungere nell'insalatiera le olive, i pomodori secchi tagliati a pezzetti, il capperi e l'origano. Aggiungere la pasta mescolare con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Scolare la pasta, sciacquarla sotto l'acqua fredda e metterla nella ciotola con il condimento. Amalgamiamo bene. Lasciamo raffreddare completamente. Una volta fredda, decoriamo con scaglie di grana e foglioline di basilico. Insalata di pasta con pomodori secchi, mandorle e olive. Grazie e alla prossima ricetta!